Eccoci qua, bentornati su Fisioterapia Osteopatia Alfieri. Ci troviamo con le gambe gonfie, un braccio gonfio, non si sgonfia più, non sappiamo cosa fare. Vediamolo insieme oggi. Intanto facciamo una premessa: ci sono diverse cause di edema, di gonfiore alle gambe o alle braccia. Per esempio, si può avere un'insufficienza cardiaca, un'insufficienza renale, una trombosi venosa profonda. Beh, in questi casi rivolgetevi al vostro medico di famiglia che vedrà come meglio risolvere questa patologia. Nel caso in cui invece aveste subito un trauma o foste caduti o per una predisposizione personale o non aveste più dei linfonodi inguinali, beh, allora vediamo questi 7 punti per cercare di risolvere definitivamente il problema del gonfiore, dell'edema alle gambe. Punto 1 è: teniamo la gamba gonfia sollevata. Ad esempio, siamo sdraiati sul letto o su una sedia, teniamo la gamba alzata, sollevata sopra al cuore, sopra al resto del corpo per farci aiutare dalla forza di gravità. Questo faciliterà il ritorno dei liquidi verso il centro e quindi il suo smaltimento. Quindi, se siamo a lavoro, possiamo sederci sulla scrivania e magari posizionare la gamba sopra un'altra sedia per aiutare questo processo. Numero 2, utilizza delle calze compressive almeno fino al ginocchio, meglio se fino all'anca. La compressione farà da pompa al nostro sistema venoso, al nostro sistema linfatico e porterà i liquidi verso l'alto, quindi verso il centro del corpo, di nuovo per essere smaltiti. Meglio se indossiamo la calza alla mattina, in quanto è il momento in cui la gamba risulterà essere più sgonfia. Numero 3, attivate la muscolatura del polpaccio e della coscia. L'effetto pompa della contrazione muscolare faciliterà il ritorno linfatico e venoso verso l'alto, quindi verso il cuore, anche in questo caso facilitando lo smaltimento dell'edema. Punto numero 4, evitate la stazione eretta prolungata fermi, perché in questo caso invece la forza di gravità porterà inevitabilmente i liquidi verso il basso, risultando così controproducente al vostro scopo. Punto numero 5, sottoponetevi a delle sedute di linfodrenaggio, in quanto questo vi aiuterà moltissimo a trascinare via i liquidi dalla gamba, dal braccio verso il centro, appunto, e di nuovo il corpo poi provvederà a smaltire i liquidi in eccesso. Numero 6, nel caso in cui il vostro corpo faccia fatica comunque, nonostante tutte queste cose, a smaltire questi liquidi, ci sono degli ottimi farmaci in commercio che aiuteranno anche essi a svuotare il nostro corpo da questi liquidi. Mi raccomando, in questo caso rivolgetevi al vostro medico di base. Settimo punto ed ultimo è: mantieniti in movimento, in quanto il movimento faciliterà la circolazione sanguigna e la circolazione linfatica, evitando quindi la stasi e il ristagno di liquidi in una qualsiasi parte del corpo. Quindi, muovendoci, andremo ad attivare la circolazione, questa appunto circolerà invece di rimanere ferma là dov'è, evitando quindi che si vadano a formare dei ristagni e quindi degli edemi. Soprattutto abbiamo parlato delle gambe, in quanto è la parte più sottoposta alla forza di gravità, in quanto durante la giornata siamo in piedi o seduti e i liquidi tendono ad andare verso il basso e quindi a gonfiare maggiormente le gambe. Benissimo, anche per oggi il video termina qua. Fammi sapere nei commenti se ti è piaciuto, se hai provato queste cose e è migliorato effettivamente il gonfiore. E ricordati di iscriverti al canale e ci vediamo in un prossimo video.